Siamo in compagnia di Luigi Miori, cominciamo dai prodotti, ne fate innumerevoli qui, quali sono? Guardi, ne facciamo tantissimi perché il nostro mestiere è lavorare contro terzi, quindi lavorare per conto di altri, e oggi in archivio ne abbiamo più di 2000. Di che genere? Da cosa si va? Allora, andiamo dal prodotto più tecnico, quindi quello che la legge definisce il dispositivo medico, quindi un prodotto che aiuta, diciamo, la professione medica, quindi un prodotto lubrificante piuttosto che protettivo, fino a un prodotto cosmetico tradizionale, arrivando poi al prodotto biologico certificato, quindi il top della naturalezza. Tutti questi prodotti hanno in comune l'elemento fondamentale? Tutti questi prodotti hanno in comune l'elemento fondamentale, che per noi il punto di forza è l'acqua. Che cos'ha di particolare quest'acqua? Intanto ha di particolare il fatto che ce n'è molta nei prodotti, e spesso dai miei colleghi produttori e ricercatori viene snobbata. In un prodotto cosmetico, una crema normale, ci può essere un 60-70% d'acqua, quindi lei capisce che la quantità è importante, non possiamo sottovalutarla. E allora, che cos'è che fa la differenza? Fa la differenza il fatto che è un'acqua pura, è un'acqua che viene da poco lontano, si arricchisce di sali minerali ma non di sostanze chimiche dannose alla pelle. Ad esempio, un esempio per tutti, il nickel. Sono anni e anni che noi facciamo analisi su tutti i prodotti per cercarlo e non riusciamo mai a trovarlo. Quest'acqua poi come viene lavorata? Come avete cominciato? Nel senso, qual è stato il primo prodotto? È il primo prodotto, difficile da dire. Noi ormai sono 23 anni che lavoriamo, siamo partiti nella farmacia Morelli di Basilica di Pinè, e i primi prodotti sono stati prodotti per la farmacia. Quindi il prodotto, ricordo ancora il prodotto galenico, si definisce, no? Il prodotto da farmacia, quindi il prodotto, una crema base con dentro delle erbe, delle piante per aiutare i problemi di microcircolazione delle gambe piuttosto che un po' di l'infiammazione del torcicollo, cioè questo tipo di applicazione. Quindi la parte di applicazione topica, quindi dermatologica, dalla parte della funzionalità, diciamo, farmaceutica. Quindi noi siamo nati come piccolo laboratorio di servizio alla farmacia per fare questo, che sono pomate, unguenti, cose di questo genere. Poi da lì la passione, la voglia, l'incoscienza probabilmente ci hanno portato a crescere e a far diventare il nostro lavoro concentrato sul progettare, costruire e produrre prodotti per grandi marchi. Tutto avviene qui, dall'acqua, diciamo, alla crema. Sì, tutto avviene qui, noi partiamo e esattamente nel punto in cui siamo in questo momento viene sviluppata l'idea. Quindi quello che noi chiamiamo il prototipo. Quindi noi possiamo. Il mio mestiere è fantastico perché coniuga e mette in equilibrio la scienza con la fantasia. Per cui conoscere la chimica, ma nello stesso tempo avere quel guizzo, quell'idea in più che fa diventare il prodotto unico, particolare, diverso dagli altri. Quindi in quest'ottica il prodotto viene pensato, costruito in questo laboratorio. Poi ci sono tutta una serie di analisi che vanno dai test di sicurezza, perché la cosmetica oggi deve essere sicura, e lo è, perché le leggi sono importanti, rigorose, e quindi la sicurezza, l'efficacia, quindi andare a vedere come funziona, perché funziona, la stabilità, perché un prodotto più è naturale e più è difficile da stabilizzare, perché se lei prende un silicone e lo sotterra, probabilmente fra 2000 anni lo trova uguale. Un estratto di arnica non è la stessa cosa, perché ovviamente contenendo la natura ha un suo percorso, un suo movimento, e quindi tutte le standardizzazioni, la gestire la natura affinché la natura sia al servizio del prodotto, quindi stabilità, compatibilità, finché poi viene prototipato e quindi reso attraverso delle prove industriali, reso un prodotto finito, e poi prodotto, confezionato, etichettato, fino a tutta quella che viene definita la filiera. Facciamo una parentesi sul biologico, perché se ne parla anche in questo settore. Quanto può esistere, quanto è diffuso? Allora, il biologico per noi è un punto di forza. Noi quest'anno, 2016, compiamo 10 anni di certificazione con Ecocert France, che ad oggi è l'ente di certificazione più diffuso al mondo. E quindi siamo partiti in tempi non sospetti, siamo partiti negli anni nei quali il biologico non si sapeva nemmeno cosa fosse.
Che cosa vuol dire biologico? Biologico vuol dire che lavori, progetti il prodotto, tu, il tuo cliente, con un terzo personaggio, con una terza figura, che è l'ente di controllo. L'ente di controllo ti dà una serie di regole, quelli che sono definiti i capitolati o i disciplinari, e all'interno di queste regole ci sono sostanze che puoi usare, sostanze che non puoi usare, perché sottoposte a processi chimici, perché sottoposte anche a processi che inquinano. Quindi non è detto, ad esempio, certi processi che portano ad un aumento del consumo di CO2 sono vietati. Quindi un'armonia, il prodotto biologico è un prodotto compatibile con la pelle, ma nello stesso tempo amico dell'ambiente, perché vengono analizzati un po' tutti gli aspetti. Quindi alla fine, osservando tutte queste regole con un ente che ti controlla, si ottiene un prodotto diverso dal prodotto tradizionale, perché il profumo non sarà magari così affascinante, vero? Ma nello stesso tempo è sicuramente più naturale. Lo capisce il mercato questo? Vuole la risposta sincera? Sì. No, credo di no, credo di no. Oggi come oggi il marketing crede di conoscere e di sapere che il mercato vuole questo tipo di risposte. È vero che il mercato vuole questo tipo di risposte, ma il mercato vuole un prodotto il più naturale possibile. Non ha ancora capito che cosa significa certificato, che cosa vuol dire quel bollino che c'è su. Parliamo di mercato, proprio questi prodotti che possiamo definire trentini, anche se poi prendono marchi da tutto il mondo, dove vanno? È in tutto il mondo. Cioè, allora, il nostro canale principale di vendita rimane la farmacia e l'erboristeria, quindi il mondo di quella che può essere definita la vendita assistita, cioè dove mi chiedi un consiglio, ti propongo un prodotto e nello stesso tempo ti spiego come funziona, che cos'è. Contestualmente noi siamo presenti però in tutte le branchie dei settori merceologici, quindi andiamo dalla grande distribuzione, con un'esperienza anche qua in Trentino col gruppo Poli. Abbiamo le profumerie, abbiamo i settori professionali, quindi parrucchieri, abbiamo aziende che vendono nell'altro settore professionale, che sono le estetiste, quindi più o meno copriamo un po' tutto. Abbiamo anche noi un'azienda che vende direttamente, un po' il sistema del trovarsi in casa, fare dei party e ti propongo il prodotto. Quindi abbracciamo un po' tutte, copriamo un po' tutte le branchie. Due parole anche sull'analisi sensoriale che fate anche questa qui in azienda. E questa è la grande novità, grazie di avermelo chiesto. La grande novità, perché stiamo proprio pensando che oggi come oggi prodotti che funzionano si possono fare, ma è veramente importante andare a studiare quella che viene definita in farmaceutica la compliance, cioè la complicità con il cliente, che è ti do il prodotto che ti soddisfa sensorialmente il più possibile affinché tu lo usi con piacere, e quindi primo avrai un risultato sicuramente migliore, secondo avrai un risultato garantito perché sono sicuro che lo userai, perché il mio obiettivo è farti affascinare dal prodotto. Quindi studiare le penetrazioni, i tempi, gli assorbimenti, le untuosità, le profumazioni. Abbiamo fatto un bel lavoro con l'istituto, con la fondazione Edmund Mach, su ad esempio la sensibilità ai delta, alle differenze di colore. Stiamo studiando la sensibilità ai retrogusti dell'odore, quindi quando il consumatore percepisce l'olio vegetale piuttosto che... Stiamo cercando, ora è un progetto estremamente ambizioso perché i laboratori di analisi sensoriali in cosmetica ce l'hanno le grossissime aziende, i gruppi, ma ci vogliamo provare.